Ciao ragazzi, sono Volscente, bentornati su Restless Gaming. Oggi si gioca a Monster Castle, che è un gioco per Android e iOS che ho scaricato e che mi sta facendo divertire davvero, davvero, davvero tanto. Questo è un Tower Defense, ma non il solito Tower Defense. Non siamo il principe con l'armatura scintillante e la spada bellissimo, i capelli biondi e figo. Siamo i mostri, poverini, sono stati cacciati dal loro reame, ma sono tornati per riprendersi tutto. In questo Tower Defense conquisteremo prima un castello e poi da quel castello lanceremo i nostri attacchi per riprenderci il reame. Il castello ha delle difese e ha una stanza del trono. Lo scopo sia quando si attacca che quando si difende è o distruggere la stanza del trono nemica, quando si attacca, o quando si difende evitare che i nemici arrivino alla stanza del trono che vedete nell'ultimo piano. Si può riposizionare, l'ho messa là, dove noi comandiamo le nostre truppe mostruose e orchesche con pugno di ferro. Per riuscire ad avere successo in Monster Castle noi potremo upgradare le strutture, addestrare le nostre orde di orchi e di mostri, servendoci di unità normali e di unità eroiche. Vediamo cosa abbiamo qua. Abbiamo una miniera d'oro. Questa miniera d'oro ci darà dell'oro ogni X minuti che potremo raccogliere. Con questo oro potremo potenziare il nostro trono, potremo potenziare le difese. Vedete, ci sono delle balestre in giro qua, vedete? Queste sono difese. Abbiamo anche un bellissimo cannone con una gittata abbastanza ampia, ma che non fa tanto danno al ravvicinato, anzi non fa danno al ravvicinato. Potremo anche spostare determinate cose, insomma si potrà fare tanto. Ora saltiamo un po' in avanti nel tempo per farvi venire l'acquolina in bocca e farvi capire cosa si può fare. Qua ho preso una skin per il castello diversa, è un castello molto più orchesco, vedete tutto questo legno, questi spuntoni che escono. Ho potenziato un sacco di strutture, ho piazzato la stanza del trono qua in alto, come vedete in alto a destra il tronettino viola. Ho creato delle unità epiche, abbiamo questa qua che sembra un faraone che combatte per noi, insieme a questo che sembra una tartaruga pirata bellissima. E passiamo a vedere il combattimento, sia in fase di attacco che in fase di difesa, per completare questa nostra panoramica e questa introduzione a questo splendido gioco. Facciamo una bella sezione di difesa. Ci attaccheranno e sicuramente periranno. Lotta, i nemici compaiono da qua, vedete, cercano di attaccarci. Noi abbiamo il nostro eroe che può usare anche l'abilità speciale, facciamoglielo usare, guardate, farà una specie di vortice e colpirà tutti. Le balestre stanno attaccando, il cannone attacca, l'altro eroe per ora è distante, quindi si occuperà della difesa del secondo piano, se per caso arriveranno al secondo piano, cosa che non dovrebbe succedere. Guardate qua, vedete cosa fa quell'eroe, fa una specie di scudo che non viene usato contro nessuno. Abbiamo vinto la battaglia e va bene così, e va bene così ragazzi. Ci chiederà di commentare su Facebook. Al momento non lo facciamo, anche se consiglio di farlo tutti quanti, perché vi daranno dei cristalli se lo farete. E sono facili, sono gratis, è tutto fatto. Andiamo a fare una bella missione attacco. Il tesoro di Sam, guardate Sam che ci ha banditi e noi stiamo tornando a bussare alla sua porta. Eccoci qua, guardate qua, un'unità epica pure lui, ha pure lui un eroe. Ma ha sbagliato nell'impostazione del castello. Ha lasciato una stanza qua libera. Vediamo se possiamo spawnare niente. Spawniamo qua in alto. E sotto facciamo un combattimento fra eroi. Facciamo nascere il faraone. E facciamo nascere pure il nostro tartarugone. Mentre qua si continua ad attaccare, il nostro eroe userà una bella magia. E abbiamo... Stiamo usando anche l'altra magia. Le altre unità continuano a fare il combattimento. E a terra qua portiamo supporto agli eroi con gli orchi. Ce la stiamo facendo a passare. Il loro eroe è morto. Stiamo distruggendo tutto il primo piano. E i nostri orchi continuano a distruggere il castello all'alto, mentre gli eroi cominciano a distruggere la palestra e si avvicinano alla sala del trono. Il castello è a portata di mano. La vittoria è quasi assicurata. Ci stiamo impossessando pure del tesoro. Stiamo facendo un sacco di punti. Boom! La porta cede ed il trono segue. Vittoria! Ragazzi, ditemi se
se questo gioco non è eccitante, vi consiglio di giocarlo. Ricordate di lasciare un mi piace se questo gameplay vi è piaciuto. E ragazzi, provate questo gioco, si può giocare pure in multiplayer, potete joinarmi, potete giocare con me. Ci vediamo presto su Monster Castle. Ciao!